Adesso interviene Gina Falco, consigliera comunale della lista civica Insieme per San Donato. Buongiorno a tutti. Mi sono segnata, dato il tempo risicato, diciamo, dei punti fondamentali. Allora, perché non voglio uno stadio? Perché Insieme per San Donato, insieme a tutte le altre forze politiche, a tutte le associazioni e spero a tutti i cittadini, non vogliono uno stadio? Io parlerò di politica, perché non bisogna vergognarsi di parlare di politica, perché la politica è un'arte nobile e noi dobbiamo usarla ed esercitarla in modo nobile, la politica. La mia visione di politica di questa città è di avere una città giardino, come è stata detta, una città in cui si possa vivere il verde, in cui si possa stare tranquilli e in cui si possa vivere in un ambito veramente vivibile. Ma qual è la visione politica di un'amministrazione che invece vuole una città non più giardino ma una città zerbino, come ho detto io? Non lo so qual è la visione politica, perché a questo punto penso che si voglia semplicemente trovare un offerente a cui vendere la città. È stata scritta una lettera dal sindaco ai cittadini, sono state dette delle cose molto inesatte e molto scorrette. È stato detto che c'è una delibera del 2021, vero? È stato detto che c'è una convenzione firmata, in realtà non è firmata assolutamente, ma è una bozza, e c'è scritto che ci saranno le stesse volumetrie. Allora ribadisco al signor sindaco, le cose, se le vuoi dire, caro sindaco, le devi dire in modo corretto, perché quella delibera parla di un'arena di 18.000 posti, cosa verso la quale noi eravamo contrari. Ma, caro sindaco, uno, non c'è nessuna convenzione firmata. Due, le stesse volumetrie non ci possono essere per un'arena di 18.000 posti e per uno stadio di 70.000 persone, chiaro? Ok. E in questo voglio dire la presenza di Scaroni, che era ex amministratore delegato di Eni e oggi presidente, anzi amministratore delegato del Milan, la dice grossa, chiaro? Oltretutto direi che, caro sindaco, lo scaricabarile, ma a me non interessa, questi sono fatti politici che ti devi sbrigare da solo, a questo punto ti si ritorce contro, perché quella delibera è carta straccia. Oggi è carta straccia, perché quella delibera approva un'arena di 18.000 posti. E se tu ci vuoi fare uno stadio, caro sindaco, devi rifare una bozza di convenzione, perché questo è una bozza di convenzione, e devi fare in modo che ci siano altre volumetrie, altro che stesse volumetrie. Dopodiché ho sentito nella manifestazione contro lo stadio che è stata fatta in aprile l'assessore Mistretta, che vedo qua, anzi il compagno Mistretta, ha detto a me testuale queste parole: guardi, guarda, ma ancora credi ai giornalisti? Ancora credi ai giornali? Quelle dichiarazioni che sono state fatte da Squeri sui giornali sono invenzione dei giornalisti. Io replicai a Mistretta, ma sono virgolettate le affermazioni e le dichiarazioni di Squeri. E tu rispondesti che ancora io credo ai giornalisti. Bene, oggi invece leggo dichiarazioni molto disponibili e favorevoli da parte del sindaco, da parte dell'assessore in questione. E sapete una cosa? Nessuno di noi è stato coinvolto. Non è stato coinvolto il consiglio comunale, non è stato indetto alcun consiglio comunale, non è stata indetta nemmeno una misera commissione consiliare. Allora, chi parla di partecipazione si dovrebbe oggi sciacquare la bocca, perché nessuna assemblea pubblica, niente di niente è stato discusso. Il 20 sera, io vi invito il 20 sera in consiglio comunale, perché ci saranno finalmente, dopo che abbiamo dovuto scrivere al prefetto, la discussione delle mozioni, e tra questa anche la nostra mozione, che dice